La nostra collaborazione con Vistosi è nata in realtà quasi 2 anni fa in maniera molto casuale, quando questo prodotto Semai è stata selezionata dalla Triennale di Milano per una mostra che si chiamava New Italian Design. E dall'incontro con Vistosi, quando abbiamo soffiato il primo prototipo, è poi nata questa collaborazione che ha portato col tempo a sviluppare e ad affinare questo progetto. È stato quindi molto importante il fatto che la conoscenza del vetro, la grandissima competenza appunto nel trattare questo materiale, specialmente in un progetto che ha una complessità tecnica importante. La lampa da Semai è nata dalla nostra volontà di reinterpretare un po' l'antica lanterna veneziana. In particolare volevamo anche un po' approcciarci a un progetto che in qualche modo partisse, diciamo, da un'importante tecnologia, antica tecnologia della soffiatura del vetro. Nella reinterpretazione di questa lampada abbiamo voluto un po' enfatizzare il contenuto rispetto al contenitore, per cui partendo appunto dalle vecchie gabbiette veneziane, dove la gabbia era formata, diciamo, da tondini curvilinei e ben distribuiti in maniera simmetrica, abbiamo preso questa gabbia, l'abbiamo stravolta formalmente ma non nella funzione, per cui abbiamo dato un aspetto molto più geometrico, molto più spigoloso, molto più duro, proprio per metterlo in contrasto con il contenitore, ossia questo vetro soffiato, vetro palino soffiato, dall'aspetto molto più morbido, molto più organico. In questo modo qui quindi abbiamo voluto enfatizzare molto l'aspetto rude, forte e spigoloso della gabbia con il contenuto che poi è quello che diffonde la luce, che è morbido, è armonioso e organico. Una caratteristica interessante anche di questa lampada è che la forma è volutamente asimmetrica, tale da poter far sì che quando ne vediamo diverse insieme si ha quasi l'idea che siano tutte l'una diversa dall'altra. È quasi difficile anche per noi, è stato difficile anche per Vistosi nel realizzarla, a volte individuare il verso di questo prodotto, nel senso che proprio è, e qui c'è una grossa complessità perché è quasi completamente asimmetrica, ma in realtà per ottimizzare la produzione esiste una logica nella misura dei segmenti che fa sì che fosse comunque producibile in una maniera più semplice rispetto a una gabbia completamente casuale, diciamo. Sicuramente questa lampada contiene alcune peculiarità fondamentali legate in particolare alla maestria, come diceva Valerio, alla maestria dei soffiatori, dei maestri soffiatori. Una cosa molto importante è stato per esempio il dover controllare la soffiatura, quindi per evitare di farla troppo tesa, quindi evitando così che il vetro uscisse troppo dagli spazi triangolari né troppo poco, rischiando così che il vetro poi in fase di tempra magari si ritirasse un po' e potesse ballare all'interno della gabbia. È stato quindi fondamentale la maestria del soffiatore nella capacità di fermarsi o correggere, diciamo, la soffiatura proprio per garantire un aspetto più uniforme possibile per quanto riguarda, diciamo, il vetro che esce un po' dagli spazi. Sì, Semai è una lampada che ha una caratteristica, se vogliamo, interessante, perché nel momento in cui noi l'abbiamo progettata, questo tipo di effetto era solo da noi ipotizzabile, non siamo mai stati in grado di controllarlo a livello progettuale integralmente. E quindi è così, di fatto ogni volta sono pezzi ogni volta diversi l'uno dall'altro, in cui si cerca di avere un'estetica costante, però comunque ogni pezzo è diverso, è la natura di questo prodotto.